Potrebbero essere tantissimi alle 11:20 in diretta su R9 per questo giovedì 28 agosto. Chiaramente ci proviamo a fare dei percorsi che possano avere anche un senso se vogliamo. Intanto, cari amici, visto che sono già belli predisposti qua i nostri due ospiti, se volete mandare loro delle domande fatelo pure perché il nostro numero è sempre attivo 366 70 52 110. A Radio R9 questa mattina in diretta ci sono degli amici di Grottammare in provincia di Ascoli Piceno e il sindaco Enrico Piergallini, buongiorno. Buongiorno Antonella, Buongiorno grazie e bu dell'invito. buongiorno anche al nostro consigliere comunale di Grottammare, Bruno Talamonti, nonché presidente dell'associazione Movimento Vite Sospese, che si occupa soprattutto dei diritti del malato. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, ci sono chiaramente degli argomenti importanti da trattare. E in realtà vedendovi non saprei da dove iniziare, perché? Perché chiaramente la forbice è veramente Ampia. ampia. Un pochino con il sindaco per quanto riguarda il comune, l'amministrazione, ormai un anno di lavoro intenso e invece con Bruno chiaramente per tutto quello che deve essere il lavoro dell'associazione che va avanti, che credo anche in modo forse anche molto forte. Da quanto tempo questa associazione esiste? 4 anni. Ecco, dovremmo raccontare 4 anni di associazione, mi auguro di tante cose positive e non solo di negative. Iniziamo un pochino con il sindaco Enrico Piergallini, chiaramente viene fuori da un percorso molto intenso, prima come assessore, poi come vice sindaco e poi adesso con l'esperienza da sindaco, che chiaramente sì, è sempre la stessa esperienza, ma poi anche i ruoli diventano sempre più pesanti e oberati di lavoro. Diciamo che la differenza tra assessore, vice sindaco e sindaco è enorme, nel senso l'impegno di quest'anno è stato veramente un impegno molto faticoso, anche perché la mole dell'impegno viene nettamente modificata anche dalle condizioni oggettive circostanti. E Esatto. diciamo fare il sindaco nel 2014, nel senso non è stato semplice, dal 2013-2014 l'Italia è cambiata, cambiano le condizioni degli enti locali, diventano sempre più stretti i margini d'azione. Quello che prima era facile compiere con un gesto, adesso occorre tutta una squadra per realizzarlo. Esatto, occorrono sponsor che arrivano dall'esterno perché i soldi da Roma non arrivano più, insomma il comune non può più essere soltanto quell'ente che in qualche modo si muove in modo autonomo, Verissimo, soltanto ha sacrosanto. bisogno di tutto il resto. Noi l'abbiamo vissuto anche negli anni scorsi, quando per esempio per la cultura c'è stato un taglio, si diceva del Sì, 300%, sì, sì. credo Sì. di Riducemmo 4 anni, 5 anni fa, ci fu un taglio radicale storico perché fu il primo anno in cui si capì che l'andazzo degli anni successivi sarebbe stato un andazzo di riduzione, quindi si presero decisioni determinanti come quella di consolidare i servizi sociali per non tagliare e di fare a meno di alcune spese all'interno del settore cultura e turismo che fu ridotto praticamente non del 300% ma del 30%, di un terzo. Diciamo, fu ridotto complessivamente di un terzo i contributi alle associazioni, furono riviste le aperture degli spazi, fu probabilmente la più importante opera di revisione finanziaria del settore. Di fatto, se oggi ancora l'estate e l'anno culturale grottammarese e turistico regge, regge perché quel lavoro fatto allora fu fatto con criterio, ma soprattutto perché potemmo lavorare su una rete di associazioni che sta reggendo, come se fosse come quelle reti che sono sotto gli equilibristi. Nei momenti di difficoltà le associazioni grottammarese e del territorio più ampio non sono state a recriminare i tagli, ma hanno rilanciato loro per prime. Quindi io sto più tranquillo perché se il pubblico nei prossimi anni, con diciamo, le crisi che aumenteranno, perderà colpi, cioè dovrà arretrare nuovamente, mi auguro di no. Comunque il sistema grottammarese è un sistema solido perché ha delle persone che in ogni caso costituiscono questa rete di protezione. Ma anche un modo di essere protagonisti all'interno della propria città, cercare di portare, no, Esatto. novità, cose belle. Chiaramente non è che deve essere tutto fatto grazie al comune Certo che no. o a quelle. Quanti siete all'interno di un'amministrazione comunale come quella di Beh, Grottammare? diciamo che l'esecutivo è composto direttamente da 5 assessori col sindaco e poi arriviamo a un blocco nei consiglieri di maggioranza che hanno funzioni esecutive di 10 persone, ma non è tanto quello. Non è che una Diciamo, città intera si può basare su 20 no, persone, assolutamente no. 17. Anzi, diciamo, il compito di ogni buon amministratore sarebbe quello di poter fare a meno di se stessi. Cioè, l'importante è che le macchine funzionino Funzionino. ugualmente, perché Esatto. altrimenti se diciamo, la politica diventa personalismo, e quindi diventa necessario appoggiarsi per forza su individui per andare avanti, falliamo l'opera del bene collettivo e del Il bene bene comune. comune, E quindi certo.
Va bene, allora ci sono comunque delle contestazioni in generale, quest'anima, questa grande opera, sì. Chiaramente non possiamo far finta di niente, no, l'abbiamo certo. letto anche sui giornali, c'è stata chiaramente una forte contestazione da parte dei più che chi per, insomma, è brutta, chi perché roviniamo tutta questa bella cartolina, chi perché non si può fare, insomma, a che punto siamo arrivati? Beh, diciamo che le contestazioni sulle grandi cose sono inevitabili e fanno parte anche un po' della bellezza della democrazia, per cui le giuste critiche servono anche a correggere il tiro. In questo caso di Anima, più che in altri casi, va fatta una valutazione oggettiva. L'area di cui stiamo parlando non è un'area che non è stata nessuna cartolina, non è un'area fotografata. Ecco, sì, perché, non è lo sta sul lungomare, diciamo, assolutamente no. È un'area all'uscita anzi. Del casello autostradale, esatto. Un'area che diciamo è prossima alla piscina comunale, ci sono dei palazzi di edilizia popolare, ci sono gli opifici, quindi è un'area comunque che insomma non è sotto al vecchio incasato, ripeto, esatto. In campagna sul lungomare. Sì, sì, sì. La scelta della fondazione è stata quella negli anni di segnare la Riviera con una grande opera architettonica che rappresentasse un po' la Tour Eiffel del territorio, quindi da ciò è derivato l'importanza di un architetto mondiale che ponesse la firma sull'opera, che poi può piacere o non piacere, però anche la Tour Eiffel destò grandissime critiche quando poi fu inaugurata. È un grande architetto mondiale, l'opera per giunta si inserirebbe in un settore che da noi manca, cioè sarebbe il più importante urban center del centro Italia, Roma esclusa naturalmente, della costiera adriatica. È un grande sogno, una grande sfida che naturalmente richiede lo sforzo di tutti. Perché si è interrotta? Perché insomma naturalmente la sovrintendenza ha fatto le sue valutazioni, esatto. Però ecco, l'iter adesso sta andando avanti. Con la sovrintendenza abbiamo avuto un serio e proficuo scambio, un rapporto di dialogo. Se tutto andrà avanti, in teoria per l'anno prossimo potrebbe immaginarsi l'apertura del cantiere e nell'arco di 2 anni e mezzo, 3 anni, non dico il completamento dell'opera, ma quasi il completamento. Quindi la strada è buona, è una sfida grande per il territorio. Aspettiamo la sovrintendenza, ma come la paghiamo questa grande opera? Diciamo non il comune di Grottamare, perché l'opera, ecco questo, grazie Andrea della domanda, l'opera è della Fondazione Carisap. È un'opera che appartiene alla fondazione con funzione pubblica. Quindi sono loro che pagano. Certo, la gestione, diciamo, il costo dell'utenza, l'apertura e la chiusura spetterà alla fondazione. Ora è ovvio che bisognerà organizzarci all'interno degli eventi. Certo, alcuni naturalmente alcuni naturalmente organizzerà la Fondazione Carisap, altri naturalmente saranno gli stessi privati che dovranno organizzarli. D'altronde è come dire, noi ci mettiamo nell'ottica di disporre, di dare al territorio, noi fondazione, sì. un'opera pubblica di cui a rimaniamo proprietari e di cui paghiamo il funzionamento normale. Per la vita dell'opera occorre che anche, ripeto, il territorio ne prenda atto, ne assuma, diciamo, ne valorizzi tutte le potenzialità. Sì. Però insomma non credo che quello sia il problema. Beh no, chiaramente, però è bello insomma parlarne certo. e dare anche questa informazione. Allora fra poco torniamo a parlare con il sindaco di Grottamare, Enrico Piergallini, e con fra poco anche Bruno Talamonti per raccontarvi di questa bellissima associazione. Andiamo a cercare di concludere un pochino gli argomenti, anche se poi sarebbero veramente tantissimi, magari il sindaco di Grottamare può, perché no, venirci a trovare in altri appuntamenti, mi farà certo. molto piacere. Ho visto una contestazione del Movimento 5 Stelle per il Sanzificio. Sì. Ecco, che cosa, come stiamo andando avanti in questo? Beh, il Sanzificio, tenete conto, è un'attività privata che si insiede su Grottamare, tutta diciamo l'impatto ambientale del Sanzificio va valutato, come sapete bene, dalla provincia di Ascoli Piceno. Quest'anno i proprietari hanno mandato una lettera al comune di Grottamare dove, senza impegno naturalmente, certo. perché poi insomma non è che tu puoi dire ad una ditta di spostarsi di non territorio. Non puoi obbligarli. Assolutamente no. Però insomma loro hanno, diciamo, si sono impegnati a delocalizzare la ditta nell'arco di 3 anni circa, perché avrebbero trovato un nuovo sito in Abruzzo, non più nelle Marche. È ovvio, è una lettera di impegno, è una lettera di intenti, non sono impegnati per questo, però dai discorsi che mi hanno fatto pare che l'area l'abbiano già acquistata e quindi la strada debba essere questa. Ma a livello invece di occupazione come facciamo? Perché credo che poi un'azienda del genere dava lavoro perlomeno a persone del vostro hinterland, del vostro comune. Beh, non so se spostandosi in Abruzzo. Non so se hanno intenzione comunque di cambiare personale. Penso che sì, non è uno spazio molto lontano da noi, perché parlavano di Mosciano Sant'Angelo, sì. quindi è comunque molto vicino a Grottamare. Poi dopo ovviamente
la politica aziendale non cambia in base alla volontà del comune o meno, e penso che siano proprietari responsabili, non credo che loro mettano, diciamo, per anche strada i dipendenti, certo, penso di no, penso. Adesso però quello che a noi interessa, al di là, diciamo, della situazione della ditta, che poi è una situazione loro, è quello che il sanzificio non impatti ambientalmente su Grotta a Mare. E quindi attraverso il nostro ufficio ambiente controlliamo la situazione, stiamo in collegamento con la provincia e con l'autorità per evitare, insomma, che sia fastidioso. È comunque fastidioso, perché parlavo con una cittadina, ad esempio, che abita vicino al sanzificio, non può stendere i panni perché nei momenti di lavoro i panni diventano, diciamo, neri e soprattutto grassi, diciamo, non si riescono a lavare. E certo, la decolorizzazione sarebbe un'ottima soluzione per gli abitanti del quartiere. Mi rendo conto. Per quanto riguarda invece la casa di Alice, a che punto siamo? Perché poi non se n'è più parlato, perlomeno. Ah, no, come no? Se ne è parlato tanto. Se ne è parlato tanto, sì, ma sì, oggi a che punto siamo? Oggi siamo ad un punto, diciamo, all'unico punto dove potevamo essere. Il centro è aperto. Quindi è stato aperto sin dal giorno successivo diciamo, al sequestro della stanza. E sono stati giorni per me molto difficili, perché abbiamo dovuto capire che cosa dovessimo fare nell'immediato. Certo, certo. E la prima scelta è stata quella di non creare ulteriori problemi alle famiglie, cioè fare in modo che il centro fosse aperto per coloro che nei giorni immediatamente successivi avessero avuto la necessità di utilizzarlo. Che cosa è successo in questo poco più di un mese? Perché io ci pensavo, a me sembra un'eternità, ma per la città è stato un ictus e bisogna riprendersi da questo ictus. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato tutti i comuni della rete, l'ASUR e l'Ambito, quasi due volte a settimana, costantemente, per monitorare il servizio. Abbiamo fatto in modo che tutte le famiglie avessero, diciamo, anche delle corsie d'uscita favorevoli, affinché tutti quanti gli utenti fossero, diciamo, trovassero le condizioni migliori per i familiari e per loro stessi. Il centro si è interrotto due settimane per le vacanze estive, come era previsto, ha riaperto qualche giorno fa, riapre con tre utenti a tempo pieno, un utente a tempo parziale. Questa mattina per giunta mi sono incontrato proprio poco prima di venire qui con il dottor Genga per ragionare sia sul presente del centro e sia sul futuro. Quello che importa è che fino ad ora il centro di Casa d'Alice abbia servito nell'emergenza le famiglie che hanno deciso di utilizzarlo. Gli scenari futuri saranno fatti in base alla nuova legge regionale e tutto il resto. Queste persone che invece sono state invece prese con le mani nel sacco? Guarda, io, nel senso, su questo bisogna essere molto delicati, perché ci sono delle indagini in corso, sono sicuro che la magistratura accerterà la catena delle responsabilità. Lei non l'ha incontrata, sindaco? No, io non l'ho incontrata, anche perché di fatto, diciamo, penso che il giorno stesso... Non avevano conoscenza personale con queste persone? No, no, perché poi mi succede in questo caso, cioè veramente, perché poi in una città piccola come Grotta a Mare, insomma, fate più o meno 16.000 abitanti, è facile riconoscersi e riconoscersi, cioè veramente sarei andata a dire, ma che siete pazzi, cioè... Mi sarei sentita questo di fare, perché chiaramente rimani male, rimani veramente male sapendo queste cose. Hanno, diciamo, a me ha intristito il cuore per tutto questo mese, mi ha reso molto più faticoso l'impegno amministrativo, ha reso difficile un po' tutto il resto, in un'estate che è stata... Non te lo saresti mai aspettato, questo dico... Che succedesse nella tua città, certo, esatto. Questo è indubbio. Adesso ovviamente aspettiamo il risultato delle indagini, anche perché poi rispetto alle prime notizie sicuramente ci sarà una rarticolazione, perché poi sarà un'indagine, penso, complessa, molto lunga, stanno lavorando bene, penso, le forze dell'ordine con estrema delicatezza, certo, quindi, insomma, certo, vedremo poi dopo. Ce l'auguriamo, dai, perché comunque abbiamo bisogno anche di questo centro che possa portare avanti un lavoro così faticoso e così, esatto, importante come fanno gli amici della Casa di Alice. Noi torniamo alla musica su R9 alle 11.37, poi più tardi torniamo ancora a parlare insieme allo presidente di questa associazione che si impegna tantissimo, Movimento Vite Sospese, si occupa dei diritti del malato, ma ne parlavamo anche a microfoni spenti, soprattutto anche di quel malato che tutti questi diritti non se li vede garantiti dal sistema nazionale sanitario. Assolutamente sì, i diritti vengono calpestati ogni giorno, e soprattutto proprio per i più deboli, i malati, che non vengono riconosciuti, appunto, per le loro difficoltà che vivono tutti quotidianamente, con malattie, appunto, serie, sì, se non serissime. Quindi vengono abbandonati un po' al loro destino, alle famiglie, che insomma alle si famiglie, devono anche impegnare, esatto, a battare alle per famiglie, trovare. E guarda caso, anche siamo qui in rappresentanza alle istituzioni locali, sì, perché poi alla fine arrivano ai comuni, esatto, queste persone, e arrivano appunto al sindaco a chiedere tutti i giorni di
essere aiutati perché lo Stato appunto li abbandona. Noi come Movimento Vite Sospese, appunto, che ci occupiamo di questi diritti calpestati, però ecco, nella nostra fascia ci occupiamo di malattie neurodegenerative, coma e quant'altro, quindi qui non ci sono possibilità di cure, quindi solo terapie geniche può far qualcosa a queste patologie. Come dicevamo prima a microfoni spenti, lo ripetiamo per i nostri radioascoltatori, di malattie rare ne esistono circa 6.000. Purtroppo è il problema della malattia rara, che non ha poi il sostegno perché è troppo costosa fare ricerca per una malattia rara. Esatto. Sei un caso, sei due, sei dieci, sei troppo poco. Non ci sono i numeri appunto per improntare risorse economiche per studiare quel tipo di malattia. Ci stanno provando soprattutto nella SLA. Oggi, questi giorni, vediamo passare dei spot pubblicitari in televisione dove si fanno una doccia fredda per sfruttare diciamo, le beneficenze a favore di Telethon. Questa storia voglio anche dire ai nostri radioascoltatori che ho conosciuto bene la storia di Telethon, che alla fine tutti questi fondi poi vanno a finire per scopi non solo per la ricerca, ne vanno a finire pochissimi di soldi e delle ricerche poi ben indirizzate dalle case farmaceutiche. Scusa Bruno, dove vanno questi soldi allora? Questi soldi vanno per le ricerche, però come volevo stavo spiegando, vanno per delle ricerche che le case farmaceutiche hanno interesse, cioè quindi su una malattia di Tourette, che ne sono pochissimi, non hanno nessuna intenzione di dire interesse, di dire mettete soldi per andare a studiare questo tipo di malattia, ma mettetela nella SLA, perché giustamente la SLA oggi è un fenomeno più grande. Sì. Anche mediaticamente più importante, quindi puntano lì e lasciano tutto dietro, diciamo, le 6.000 malattie rare, e quindi ne conosciamo solo appena 60-70 di queste malattie rare. Invece noi in realtà vorremmo più ricerca anche per queste malattie rare, perché tutti potrebbero cadere in questo disastro. Nessuno siamo immuni, appunto. Esatto. E questa ricerca che la Stamina ha portato avanti, e noi come Movimento Vite Sospese non difendiamo la Stamina come ci stanno facendo anche passare a livello diciamo istituzionale, noi siamo per garantire la metodica, noi difendiamo la metodica perché sappiamo che la metodica Stamina funziona. Perché poi tutti i casi trattati hanno avuto ottimi risultati. Ecco, ne parliamo fra poco, torniamo fra poco su Radio Rinove a parlare di questi. Giustamente l'Inno d'Italia, noi ce lo ascoltiamo alla grande a mezzogiorno su Rinove. Composto da un giovane, Mameli era giovanissimo quando compose l'inno, era l'Italia di giovani. Bravo Mameli, perché comunque lo contestano sempre l'Inno d'Italia, invece poi alla fine ci fa sempre... Era un giovane che voleva costruire un'altra Italia, quindi a 20 anni. Si starà rigirando nella tomba. Non va contestato. Come giovane è la nostra amministrazione. Esatto. Allora Bruno, parliamo ancora di Vite Sospese, perché voi vi battete per le cellule staminali, per la stamina, eccetera eccetera. Sono state sequestrate delle cellule ultimamente, anche questa cosa insomma in qualche modo preoccupa, perché chiaramente vorremmo maggiore attenzione per un progetto che forse pare positivo, perché ne parlavamo prima, ci sono delle reazioni positive a questa nuova cura, allora perché ci bloccano? Allora sicuramente non riusciamo questa mattina a raccontare tutto, ci vorrebbe una giornata intera di trasmissione per raccontare tutto. Sicuramente il sequestro di Brescia non è casuale, perché già è la seconda volta che sequestrano il laboratorio, già era stato sequestrato a maggio del 2013, proprio perché le autorità ministeriali, quindi l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che vigila appunto sui farmaci e che riconoscono in questa terapia genica come farmaco, quindi devono rispettare certe linee guida che non vengono rispettate, perché appunto si passa attraverso le cure compassionevoli. Le cure compassionevoli si fanno quando una persona è in pericolo di vita e in un'alternativa di cura
facendo appunto richiesta al comitato etico e al medico prescrittore che prescrive questa terapia, anche se non è stata sperimentata, sì, si può assumere, però non c'entra nulla nella sperimentazione. Ho capito. Che l'opinione pubblica, le autorità vogliono la sperimentazione, vogliono che questa terapia venga sperimentata, venga anche vista cosa produce nell'uomo. Però quando vai a fare la sperimentazione e ti metti in moto per portare lì i documenti per fare la sperimentazione, ti dicono no, non si può, perché tu non hai fatto la fase 1, la fase 2, che è una sperimentazione fatta sull'animale, sul topo. Quindi la stamina non ha fatto questa sperimentazione su fase 1 e fase 2. Non ha fatto questo percorso. Non ha fatto questo percorso, quindi sono illegali. Arriva l'autorità, quindi arriva il giudice Guariniello, che sta indagando da tanti anni sulla stamina, proprio perché li vedono come dei truffatori, perché stanno aggirando le regole del farmaco. Anche loro vogliono approfittare del tempo per curare il malato in difficoltà, ma nello stesso tempo guadagnano terreno per brevettare una terapia che poi potrebbe valere tantissimo a livello anche economico. Quindi tutti e due stanno sbagliando, però ecco, a noi non interessa gli interessi economici o le case farmaceutiche, noi interessano i pazienti. Chiaro. Che non hanno tempo di aspettare, non possono aspettare le sperimentazioni che durano 8-12 anni per mettere su un farmaco. Con le cure compassionevoli noi diciamo dobbiamo curarli immediatamente. Esatto. Voi come movimento, come associazione, vi impegnate per stare vicino alle famiglie che hanno questi ragazzi, queste persone che malate, e lo fate sul territorio, quindi Grottammare, ma anche dintorni, chiaramente in Italia. Perfetto. Dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Ecco, questo vi fa onore. Come si fa per aiutarvi? Con delle donazioni, proprio Lido Fontana, che abbiamo avuto un bellissimo concerto il 28 di agosto nella magnifica cornice di 19 agosto al Paese Alto, appunto, sì, ci ha regalato una magnifica serata e il biglietto che non si pagava, l'offerta è stata devoluta alla nostra associazione. Quindi facciamo degli eventi culturali e delle persone che fanno delle tessere che costano 20 euro. Il nostro sito è www.movimentovitasospese.it, sì, quindi da lì si possono donare, iscriversi, collaborare. Beh, perché è un'associazione di volontariato. Mi fai sapere i prossimi eventi, così li raccontiamo ai nostri amici? Il prossimo evento che facciamo, stiamo cercando di unire delle associazioni italiane. Sì. Vogliamo fare proprio un'associazione del malato, dove dentro mettere tante associazioni che va dal diabetico, appunto alla malattia neurodegenerativa, che ce ne sono tante di realtà, ma sono quasi un po' tutte locali. Proprio nascono sul dramma personale del caso, e nascono queste associazioni, sono piccoline. Noi vorremmo farne una grande per avere un peso più importante, sia sì, a livello politico sia a livello istituzionale. Sì. Quindi ci incontreremo a Brescia i primi di settembre, stiamo fissando la data con tutte le associazioni, proprio per fare l'associazione del malato. Perfetto, e quindi farete poi degli eventi che mi farai degli eventi culturali, sportivi, per cercare dei fondi per aiutare poi queste famiglie. Perfetto. Questi malati. Io ci tengo, tu devi farmi sapere tutto, così poi anche in radio ricordiamo gli appuntamenti. I nostri amici verranno a trovarvi durante questi eventi, e perché no, ci sarà il giusto contributo economico per il movimento Vite Sospese. L'ultimo appello, se mi permetti. Noi stiamo facendo anche una raccolta firme per una legge di proposta popolare, sì, sulle cure compassionevoli, perché appunto i nostri detrattori stanno cercando di chiudere il decreto ministeriale Turco-Fazio del 2006. Noi la dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Stiamo raccogliendo delle firme che si, sì, può andare in tutti i comuni d'Italia, nell'anagrafe, appunto, dove ci sono questi documenti, per raccogliere le firme per fare una proposta che noi il 22 di settembre porteremo in Parlamento, cercando appunto di migliorarla
la legge sulle cure compassionevoli, che oggi è solo regolata da un decreto e non da una legge. Allora bisogna andare nell'ufficio anagrafe certo. dei comuni d'Italia, comuni d'Italia e chiedere, posso firmare per la petizione della legge popolare sulle cure compassionevoli. Cure compassionevoli è la parola chiave, va bene? Grazie, io vi ringrazio, il tempo grazie purtroppo a disposizione è sempre pochissimo, ringrazio il sindaco di Grottammare, Enrico Piergalini, grazie a Bruno Talamonti, consigliere nonché presidente di questa associazione Movimento Vite Sospese, grazie per quello che fate, va bene? Noi torniamo alla musica, fra poco altri ospiti con noi.